Sud gioca 3 senza. 3, no trump. Contiamo le vincenti cash. Una a picche, una a cuori, 4 a quadri e una a fiori. Tocca a voi reperire le prese mancanti. La giocata. Preso l'attacco con la donna di fiori, il giocante va al morto con la quadri e tenta l'impasse a picche. Il giocante incassa fante 10 di picche, divenuti vincenti. Ultime 3 prese agli avversari. Come avete notato, il giocante, per reperire le prese mancanti, ha fatto l'impasse a picche. Mia zia, invece, preso l'attacco a fiori, ha immediatamente tentato l'impasse al re di cuori. Est ubbidisce l'attacco del compagno e torna a fiori. Il re di fiori viene preso sotto impasse e così gli avversari incassano 5 prese, 4 fiori e il re di cuori. E veniamo alla nota didattica. Spesso ci si precipita sui colori da francare puntando su quello più redditizio, ignorando pressoché totalmente la situazione più o meno critica del seme d'attacco. Gli esperti individuano immediatamente il possibile down insito nelle fiori, cosa che invece sfugge agli allievi. Come strumento di analisi suggerisco il conteggio degli arresti residui nel seme di attacco. Vediamo il seguente prospetto. In pratica abbiamo 0 arresti se va in presa est, poiché vi mette sotto impasse il vostro re, mentre possiamo dire di avere ancora un arresto residuo di posizione finché va in presa ovest. Facile capirne la motivazione. Ora l'ha capito anche mia zia. Zitto, coglione.